A belli di casa, ben ritrovati in questa nuova live con Vivisector presenta Crash Bandicoot. Basta, ci penserà dopo quella voce di minchia a fare questa minchiata. Comunque, buon pomeriggio a chi c'è, buon pomeriggio anche a chi non c'è, buon pomeriggio anche a chi vedrà questo video nel gameplay che estrarrò dalla live e buon pomeriggio a chi è in live seguendo il link in descrizione. Che dico? Perché faccio queste intro bruttissime? Dovrei subito tipo fare va bene, ci ritroviamo subito qui, bla 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 bla, passo subito la schermata, via con Crash, partiamo. Effettivamente dovrebbe essere così, però sarebbe comunque brutto da fare. Intanto la lascio la schermata e veramente avvio Crash. Eravamo rimasti a Crash 2, secondo me mancano gli ultimi due mondi. Perché Cortex ha detto. Activision presenta un ritorno inaspettato. Invece lo aspettavamo Sviluppato tantissimo. da Vicario. Cortex aveva detto che mancavano altri 10 diamanti, quindi in teoria dovrebbero essere altre due stanze. Bandicoot 2. Crash Bandicoot. C'è già Gladio comunque, ho visto. Ciao Gladio. Sì, ero tornato un attimo indietro per farmi due prove a tempo, eh. Questa era la stanza in cui eravamo rimasti. Hanging out, hanging it, con l'al crash, finish. Oh, cold hard crash, secondo me è quello là a correre. Può essere anche questo, vediamo. Lo sapevo che affondava. Sascissimo. Oh! Che mi contattano su Steam. Ciao, vorrei scambiare un buono per. Intanto, come al solito, mi dimentico pure di farmi autopubblicità. Ah, non voleva info riguardo Crash. E qua.
Gnam 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 gnam. Ha fatto sprecare il buttiga. Da qua come cavolo. Madonna mia, sto livello. Poteva finire altrimenti. Proprio gli stessi cosi li posso scacciare con la... No, però mi sa di no, perché... Claudio, ma ci sei? Stai ancora aggiustando i Genesis? Non si apre, quindi... Ciao Shield! Salta per me, mio schiavo. Non si fa male la panza. What? Come devo farlo qua? No! Come la va oggi, piccolo Vivi? Tutto nella norma, piccolo Shield. Te? Voglio vedere se sti cavolo di nitro si spaccano. Vediamo se si sono spaccati quelli qui. Sì. Mi sa che ho fatto una minchiata, spaccare. S-
stanco oggi, ma non dormito niente, sto aspettando Sony Vegas finisce. Scriva di stattene bello impegnato, eh. Mi sa che ho fatto una minchiata a far esplodere le robe. Non riesco a capire la prospettiva di sti cosi. Allora, quasi un episodio non facevo niente. Io ti ho scritto un messaggio su Discord, Shield, anche se ora capisco che sei impegnato, quindi... Ma dove... Io non capisco sto coso, dove gira? Vabbè. Sì. Sì, come lo schivo questo? Non so manco io come cacchio l'ho schivato, eh. Non ne ho la più pallida idea. Mi ha dato un achievement, tieni duro se puoi. Oh, una zona segreta. Che cavolo è questa zona, raga? Io non avevo idea. Questa qua non è aperta. Qua si prendono le casse. Ma non si pigliano i... Questa è già fatta, manca solo un diamante. L'unica aperta questa. Mi ci metto a farlo. Ma come cavolo si fa, mannaggia? Non riesco a capire. Ops. È una prova a tempo questa, sto vedendo, che non vedo casse. Quindi direi di... Ottimo. Ma questi sono livelli che hanno aggiunto con la trilogy? Oh, mi ha rotto il cazzo. No, aspetta, non mi ricordo se è l'MP3. Vabbè, fallo l'MP3, poi casomai lo converto io, quello là lo so fare. Grazie, Shield. Madonna. Ma è cretino. Cioè, ma stiamo scherzando? Questi livelli ti fanno perdere solo la vita. Facciamolo così, salto, vediamo se...
Lo sapevo che qua ci morivo. Ho voluto fare la stronzata. E di che la cosa da poi. Io lo sapevo, ma qua tutti così li devo fare, ho capito, dai. Mi salti tutti così. Eccomi. Che sono 16 su 18. Ciao Raffu! Vivi Bandicoot, ciao Raggio! Perché mi ha solo detto? Cavacca, lo sapevo! Mica capito. Tutto a posto, Raffu bello. Beh, è aperto solo quello però. Prova al tempo, poi me la faccio io. Tutto bene, te da un sacco che non entro in live. Ti sei perso un po' di live belle, devo essere sincero. Ah, ok, adesso se scendo giù mi porto a quel mondo là. Ma hai rifatto la sub, sto vedendo, perché prima non avevi la stella, adesso ce l'hai. Aggiorna la chat, così ti parte anche l'alert, perché te lo meriti tutto.
Grazie, e grazie, grazie tante. Allora, era questo il livello che abbiamo fatto. Mi sono preso il diamante. Ok. Come cacchio si massimizzano questi livelli? Vabbè, vedrò io poi offline perché... Raggio, ma tu che sei tanto nostalgico, perché non te lo pigli la Crash Insane Trilogy? Oh, dai, però. Volevo provare una cosa. Volevo provare una cosa su sui fiori. Non fa niente se ci perdo la vita, ma la devo controllare. Ok, li ammazzo. Perfetto. Mi ricordavo allora. Cosa? Non ho capito. Prima mi fa ammazzare e poi no. Ho pochissimo tempo a giocare a PUBG, pensa ad altri giochi. Ah, ma è c'entra, tu questo ti puoi fare qualche livello una tantum. Aspetta, che c'è? Andate a cagare. Uè, per quanto non mi prendevi, fiori di merda. Alcuni sì, altri no, cioè solo il primo si può schiacciare. Neanche più, no vabbè basta. Basta, sto veramente perdendo vita inutilmente. Mi ha regalato 700 vite, ah fa cuore, non si schiaccia più. Quanto vorrei... Ciao Alfio, buonasera anche a te. Buonasera. Lei è belli che siete oggi. Bastardi, dovete mettermi. Quanto vorrei levare la vibrazione, guarda. Eccolo qua. Per quanti... Oh, stai 5 mesi consecutivi. Mitico Ercicoria. Grazie Raffu, grazie davvero. È sempre bello avere persone come lei qui. Splat. Raffu, ieri se vai su YouTube, ieri ho iniziato uno dei giochi più brutti della PlayStation. Ma guarda. Ti fai delle cacchio di risate. Ciao Melloc, pure a te. Ehi ragazzi, oggi siete belli belli presenti. Ok, a sinistra c'è la cosa bonus. Quindi vorrei fare un attimo. No, aspetta, proprio questo a scompare.
Ma questa è... No! Immagino che cosa ti sei perso. In verità nulla, Raffo, l'avevo detto giusto per farti andare su YouTube e magari mettere un like al video. Fatti vedere il disastro. Che è sto robot? Ah, il nido di vespe, conviene. Che infame bella quella parte di sinistra, eh. Vengo dopo, dai, voglio andare a vedere mo di qua che ci sta. Troppo veloci però l'hanno fatte queste cazzo di vespe. Che è difficile anche a destra. Vabbè raga, era ovvio che iniziasse a diventare più difficile questo gioco. Però mi sa che se vado di qua non troverò il diamante, sa? Anche nella sim magari mi sono perso qualcosa di divertente. Qualcosa di divertente... Ah, sto livello maledetto. È troppo bello avere 30 vite, eh. Vuole fare il cretino andare di fretta. Sì, sì, il livello, mamma mia. Qua devo andare per forza piano, se no ci metto le penne. Oppela. Guarda, se scopro che di qua non c'è il diamante, mi incazzo come una bestia. Vabbè, però, cioè, devo pensare al fiore o all'ape, ma fatemi capire. Ma io non lo so, guardo. Ditemi voi se devo pensare al fiore, all'ape, cioè, una cosa alla volta. Guarda, volevo conservare la maschera. Eccolo qui, Crash inizia a venire fuori duro. Che fino adesso me la so cavata sempre bene, però mo...
Oh madonna che ho fatto, meno male, va. Pure il checkpoint là, se va schifo, guarda, non faccio più, ti prego aiutate. No, zitto. Ah, mamma mia, oh. Che cacchio ci è voluto. Via, cerco poi. Però non c'è il diamante viola, quindi... Quindi allora intanto mi prendo il checkpoint qua, così se crepo torno qua. Come cavolo si fa? Quella vespa non si può scacciare, vero? Un po' il cazzo è saltato sto coso. Si può? Voto l'ave come nemico più infame di tutto Crash Bandicoot 2. Non ho preso il diamante viola che stava al lato destro. Quindi mo in teoria dovrei rifarmi il livello e prendere il diamante viola. Però non riuscirei a prendere tutto. Come si fanno a prendere tutte le casse qua? È impossibile. Ritorniamo perché dobbiamo prenderci il diamante per andare avanti. Ah, guarda quanto sono infami sti fiori, guarda. Go.
Che figo questo Crash. Questo è il 2. Il 2, Raffu. In questo Crash non sto riuscendo neanche una volta a prendere la maschera di livello 3. Non ho capito perché. Cosa scarso io che non la riesco a prendere? Sapevo che soprattutto c'erano le vite. Oh, sapevo. Da dove tira fuori i diamanti, raggio? Sapessi. Ma guarda, m'ha preso. Ma è incredibile, oh. Quando l'ho iniziato? Mi sembra sabato. Qua devo calcolare il tempo anche per dopo, eh. Vaffanculo, ragazzi. Il primo l'ho già finito, il primo Crash, Raffo. Qua è veramente impossibile là, raga, schiva tutto. Quanto fa sclerare? Minchia. Il primo, guarda, non so, ma io l'ho finito, ma non so manco, cioè non so di manco come ho fatto, Ci sono stati, c'è stato un paio di livelli che mi hanno fatto veramente, mi hanno fatto veramente sbucciare le ginocchia. Ma porca di quella... Come ne piglia una? Boom. Mamma mia, le api, raga, mamma mia. Sia maledetto quello che l'ha inventato.
Ma porca di quella puttana, ma come l'ho preso? Ah, come cazzo ha fatto andarci a finire sopra? Guarda, io non lo so. Vaffanculo tu. Cioè sei cazzo, ho mancato. Bah. Prova a rompere l'alveare. Non si rompono gli alveari, raggio. Ecco, questo si è capito da dove l'ha vomitato. Crash, non c'è tempo da perdere. Cortex ha quasi terminato la sua nuova stazione spaziale e dice cose molto preoccupanti. Fai attenzione a... Puoi sotterrare solo dove il terreno era marrone. Solamente lì ti potevi sotterrare. Ecco quello là, cioè questo si chiama Beehiving. Allora, aspetta, questo andiamo in ordine, facciamo questo. Oh, però bene o male, in quasi tutti i livelli ho preso sia la gemma... almeno una, quando capita, dove sta due, sia la gemma... grigia che quella viola. Ciao Diabolic, buonasera. Che belli gli scleri di vivi. Raga, ogni tanto sclero, porca puttana. È impossibile non sclerare sto gioco. Mannaccia miseria, non l'avevo visti i stalattiti. Oh, prova a farlo giocare al CS con... no, raggio, ma ti ho detto che ormai non sclero più come prima. Ma tranquillo, mi diverto assai. Ah, ma lo so che vi faccio divertire sulla mia sofferenza. Lo so che vi faccio divertire. No, 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 no. Allora. Thank you.
No, che cretino! Porca puttana! Yeah, mo se avessi avuto una pistola a portata di mano mi sarei sparato in fronte, per dire, no? Come va Diabolic? Hai appena visto come va Diabolic? Non male che Rocket League si sclera. Ma no, perché Rocket League è un gioco molto molto fun. Mancato 3. Bene, ho preso il tappetino nuovo. Comunque, l'ho pagato una cazzata. Stando recensione dovrebbe essere buono. Quale tappetino hai preso? Io della Logitech, io ho il G240. Tipo quando alla squadra non collabora, ognuno fa quello che ti pare. Ma guarda, non ti saprei di. Io Rocket League l'ho sempre visto un gioco molto fun. Non si possono mandare link, vero? Oh! Madonna mia, guarda là, guarda che cavolo stavo a fa. Penso che quelli di Amazon, mi pare che non li ho bloccati, però mi sa che prova, non lo so. Casomai lo riprendo io e ce lo metto. Oppure lo faccio fare a Benlock, che lui lo vede comunque da moderatore. No, col checkpoint là. Sai, ultimamente sto in fissa su Ozu. Lo conosci il gioco? Ozu? No, che gioco è? Un ottimo gioco per migliorare i riflessi.
Comunque mi ha tolto il link. Ci sei ancora, Venlock? Lo vedi tu il suo link? Più. Oddio, guarda quella cassa della vita dov'è. Ah, che bastardi che sono. Ci provo. E zompa. Succa? Insecto temerario. Vabbè, qua è infame come la merda però. Mio, oggi vi sector super temerario, attenzione. Sto livello intanto non finisce più. È infinito. Miseriaccia. La modo cosa dovrei vedere vivi? No, se vedevi il link che ha messo Diablo e riportarlo in chat. Dai, cuccia piccolo riccio. Non vedi nulla. Lo faccio io allora, aspetta. Strano però che i mod non vedano il link. Il tappetino che... Ma l'hai preso... Hai usato il mio banner, Diabolic? Hai preso quello di Player o no? Spero di sì. Spero di sì, Diabbo. Ancora, checkpoint. Madonna. Questo deve essere infernale da fare a tempo. Non è... Hai fatto fare a tuo fratello che è Prime. E beh, ma a tuo fratello gli potevi dire vieni qua sul link di Vivisector. Minaccia quel Giuda infame. Vai, passa, passa, pinguino di... Merda, guarda là che non l'ho preso. È più lenta quella dietro.
Mamma mia, l'ho presa alla cieca, raga. Alla cieca. Vabbè, sì, perché mancava una piattaforma, effettivamente. A me non li fa vedere. Ma sta sotto il banner, gli bastava che gli dicevi prendili, se devi comprare roba da Amazon, prendi la tassa lì. Oh, sta stanza ancora la devo completare. Sto in live già da un'ora. No. Non mi piacciono. Lo sapevo che non dovevo schiacciare, guarda. Mi ha fregato una volta, gioco di merda. Non mi freghi più. Premuto pure per zompare. Purdga. No. Bastarda di una Eva. Ciao Raffu. Grazie ancora per la sub, Raffu. Buona continuazione a te di giornata. Entro in Discord e faccio il commentatore in diretta. In teoria non so manco se ci sto in Discord, raggio. Però dai, volendo sì, facciamo una cosa diversa. Aspetta però, fammi vedere se ci sto a Discord. No, non sono in Discord. Mettiti in una sala e ti sposto, dai. La mia webcam si vede ancora bella luminosa? Sì, dai. Sono troppo brutto. Guarda, ma sono brutto. Raggio, vieni, dai. Ti sposto. Anche se non ho capito cosa diamine vuoi commentare, però. Intanto che arriva Raggio, Diabbo, ora ti passo direttamente io il link, così lo tieni salvato nella chat di Twitch. Copia indirizzo link. Sono in ufficio, non hai disco. Cazzo, lo dici a fa allora, vengo in disco. È proprio un drogato, ecco questo. Tieni, Diabbo. Te lo passo nella chat privata di Twitch. Questo è il link che... Perdonato. Passalo a tuo fratello quando dovete prendere roba da Amazon. Io là come ce vado, scusate. Controllato ora.
Ma... E io come passo? Là? Non posso più passare. No! Ma lo vuoi platinare? Venlock, questo qua ci proverò a platinarlo, però non in live. Perché ci vuole veramente tanto tempo. Si allungherebbero le live in maniera esponenziale. Potrei provarlo anche a fare in live, magari dedicarmi solo al alla platinamento, platinazione, non lo so, chiamarlo. Tra l'altro io nella prima zona ho già preso anche tutte le chiavi, quella delle prove a tempo, oddio sta parte. Addios. GG. Scusate ragazzi, a volte tipo sembro assente dalla live, ma ci sono dei passi che, come avete capito, richiedono una certa concentrazione. Che palle questi, raga. Ecco, la io sapevo. Ciao emulare, bellissimo esemplare di paciocco. No. Ragazzi, emulare che passione, non c'è bisogno manco che si faccia lo shoutout, perché sotto in basso trovate il banner. Il suo banner che vi porta diritti nel suo canale. Questa splendida collaborazione con questo splendido esemplare di pacioccone vivente. Però Enlock glielo fa lo stesso, va bene lo stesso. Come se un pallavo. Mamma mia, che prospettiva di merda.
qua. Oh, mortacci sotto. Bravo Mellock, perché emulare si merita questo ed altro. Emulari, che mi dici? Comunque è bello quel gioco del drago, eh. Ho sempre sognato di fare un gioco dove cavalchi un drago che sputa fiamme. Però quel fatto che crasha di continuo. Ok, manca l'ultimo livello di questa parte, poi mi sa che ci sarà il boss. Behaving, già non mi piace il nome, perché qua mi aspetto le api. Ah, che pugnalata al culo, guarda, perché queste ti pungono sul culo. Vai via tu. Infatti trovo un modo per non farlo crashare. Ma io penso che... quella è una vita, sono sicuro. No, vaffanculo. Ma si può passare qua? Oh, han fame. Ma Crash non lo continui più. No, porco il Giuda, non è andato sotto terra, pensavo ci andassi. Ma come m'ha preso? Scaletta di nitro qua. Che bella visione il checkpoint. Ciao Vaporetto, ciao, buonasera. Mamma mia quanto sei pro. Vaporetto, tutto bene ragazzi? Però... No! Mamma mia che ho schivato! Prospettiva di merda. No, 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 aspetta, aspetta. Non mi fido a prendere quella mela.
Tanta pazienza. Sono metà livello se mi è spuntato il diamante viola. No, porca di quella puttana, non devo fare il salto così, ok. Vai cazzo, 94 su 94, sì. Quanto lo continui questo, emulà? Mamma mia. Finalmente il boss. Ho scoperto che i nostri nemici sono guidati dal dottor Nitrus Brio, inventore del raggio Evolvo e responsabile delle nostre passate incomprensioni. Già una volta mi ha costretto ad aiutarlo nel suo piano per la conquista del mondo. Ora è tornato e farà di tutto per fermarci. Occhi aperti, Crash. E usa la piattaforma per consegnare i cristalli a Engine. Mi è stata solo una volta. Una live one, ma dai, solo una live. Peccato. Va bene, raggio, va bene. Citando il dottor Cortex. È un peccato però, è Emulà che hai fatto solo una live. Questo come cavolo si abbatte, no? Dove sto ora dovrebbe passarmi in su. E infatti. Ah, gli devo tirare le mele. Vabbè. Mi pare che gli devo colpire le spalle, ora mi sono ricordato. Bello sto boss.
Oh, dai, spaccati. È un... Al diavolo. L'ho ucciso diretto, che culo. Ammazzare un mega robot a melate. Mi sembra giusto. Questa è un'arma melee. Arma melee. Arma melee. No. Vedete che non ho mutato niente, va. La live sì, ancora in corso. Che premuto. Sono sbagliato. Allora, finito questo livello. Ultima stanza dovrebbe esserci qua. Piston it away. Ma ragazzi, i livelli qua me li ricordo, questi sono veramente difficili. Ce ne sta uno che è molto difficile. Che diavolo ti prende, Bandicoot? Non ho intenzione di ripetertelo un'altra volta. Trova i 5 cristalli rimasti e dalli direttamente a me. Dubito che te li daremo, caro Cortex, però vabbè. Battute di alto livello. Preso Depone oggi vivi. Sì, sì, li soffia tutti, li soffia. Ma qua se non mi sbaglio alza le cose o si prova a zomparci sopra. È uscito pazzo Twitch. Però invece di investire soldi in ste robe, no? Ciao Tomfast! Ma tu conosci Mika? Sì, Mika è un mio mod. Ok, Diablo, ok. Ah, bastardo, l'hai alzata.
È un tuo amico. L'avevo capito. Beh, sappi che mica è il mio moderatore, quindi. Come vi conoscete? Giocate a Fortnite insieme? Il diamante viola. Team di Fortnite. Beh, allora perché non join anche tu il mio canale, così siete anche sullo stesso canale Twitch. Io non gioco a Fortnite, però ti voglio avvisare. Anzi, non ho una vera passione per Fortnite. Quando ci muori così alla fine, raga, è dura accettarla. Much better. Grazie, grazie Tom Fast, benvenuto, allora scolla a te. Comincia a diventare un dito al culo. Pensavo che ce la facesse, invece no, mi sa che mi tocca fare il salto quello là caricato. Oh, è fastidio quando fanno le bonus. Come cacchio ho fatto a superarlo all'inizio? Devo fare una prova, eh? Devo fare una prova. Pensa che vado avanti, poi torno indietro. Così neanche salta. Dobbiamo forzare la rincorsa. Una parola. Siamo riusciti una volta, ci riusciremo di nuovo.
Shake it, baby. Cosa? Una donazione? Perché non mi appaiono più le donazioni? Mi perdono così. Diabbo, grazie mille. Non c'era bisogno. Ti avrei perdonato comunque. Però grazie mille davvero. No, cerchiamo di non morire, perché sennò mi incazzo. Quanto vorrei il quick save adesso. Eccola, io lo sapevo. Ho detto, raga, cominciava a diventare un dito al sedere questo, per ogni impegno che ci metto. Grazie mille. Ecco, mi hai fatto emozionare, Diabolic. Mi hai fatto emozionare. Ce la farò? Mi sa di no. Però va bene, noi siamo testardi e continuiamo imperterriti a morire. Madonna mia, che ho fatto. Mi assento un attimo. Ma che cazzo fai? Vai avanti indietro. Mi piace questa tua cosa. Mi fa ridere. Perché vedi, mi assento un attimo. Cacchio, sì. Oh, vai a cacare. Ah. Talmente incazzato che se oggi non li faccio manco fiatare. Wow, guarda là quella vita, dove l'hanno messa. Bastardi. Come sbagli un frullopom? C'è credi. Piattaforma non va da nessuna parte. Finito il livello 38 su 69. In effetti c'era la solita piattaforma trasparente, ma va a capire come si sbloccano.
Vabbè, uno l'abbiamo fatto. Se non sbaglio, questo qua spese d'auto forse è un livello figo. Ma può essere pure che mi sbagli. In teoria questo dovrebbe essere l'ultimo livello. Un altro livello così. No, perché ha camminato? Ho questa una piattaforma blu. Quello lì non alza i tentacoli. C'è nulla da prendere. Bootcam lo prendo dopo. Devo aspettare che esplode, ci devo salire subito sopra. Ma questa è una cosa che mi costringe per forza a rifarlo. Magari prendere la vita e non l'esplosione?
Potrei riempire il canale di Twitch Fails Italia solo con Crash. Però se gli parto vicino con la scivolata me lo fa esplodere, com'è possibile? Va bene, rifacciamo. Metodi per scoprire come fare la zona bonus, morendo. Che dopo questo mi fermo un po' con Crash. No, che cazzo è successo? Mi sono ritrovato tipo come bloccato. Altrimenti sto gioco mi porta a finito, raga. Nah, mi scoccio pure di zompargli sopra. Almeno ci guadagno un'altra vita, va. No, aspetta, questo come cavolo? Sembra un mongolo. Direttamente non va, quindi
Bella. Ed era la parte finale, mortacci suo. Una scivolata più salto per non salire sulla piattaforma con la freccia. Ciao Core, l'ho fatto, grazie comunque. Ti è piaciuta la donazione? Ovvio, Diabbo. A me mi piace soprattutto quando siete qui. Al di là delle donazioni. Grazie e grazie ancora. Avevo detto che sarebbe stato l'ultimo, ma in teoria ho ancora voglia di continuare. Mi mancano solo 3 livelli, tra l'altro. Allora mi manca 1, 2 e 3. Stasera fai qualche gioco? Ci sto pensando, Diabolico, su cosa fate. Bella lì il ritardo della live, sì. Tra l'altro, Core, ho fatto quella parte, ma non ho idea di come io abbia fatto. Ma quasi ho sbloccato qualche altro livello. No. No, non ne ho sbloccati. Allora, qua se non sbaglio, quella prima stanza mi mancava una chiave. Qua l'ho presa. Allora, qua no, così, così. Ok, facciamo così. Visto che ho ancora un po' voglia di giocare a Crash, ci prendiamo le chiavi di questi due livelli. E poi stacco, cioè stacco Crash, non la live. Devo pensare cosa fare. Scusa, non avevo già preso uno di Budica. Pensate, che gioco continuare stasera? Ok, non ho preso la chiave, però se rifacendo batto questo record me la dà. Quindi adesso lo riproviamo. Sì. Questo è giusto per farvi vedere qualche prova a tempo in live. Sto facendo solo per questo. Qua devo fare un bel salto, ho capito.
Cosa? Fortuna che nelle prove a tempo, raga, non si perdono le vite. Non lo rifarò mai perfetto come prima. Pinguino de merda, quella zona là, raga, quel salto mi romperà le palle tutto il tempo, ne sono sicuro. Per questo che io proverò a tenermi il Budga addosso. Ultime parole famose. No, ma come cacchio ho fatto a cadere? Vedete, raga, perché le prove a tempo me le devo fare da solo. Soprattutto quelle negli ultimi livelli. Vabbè. Ce l'ho fatta a battere il tempo di prima, quindi dovrebbe avermi dato la chiave. Ok, perfetto. Ci facciamo anche l'altro, raga. Poi chiudiamo la live. Cioè, chiudiamo il live gameplay di Crash. Dopo che cavolo mi devo fare? Fammi ci pensare. Potrei fare quick. No, volevo farvi vedere un po' Coco. Vabbè, ma niente. Ma è infame però, eh. Thank you.
Ma come cavolo è, porca miseria. No! Prima c'è passata sopra, ma non ho capito perché non l'ha fatto. Sotto l'1 e 10 dovrebbe darmela subito la chiave, infatti, sì. Perfetto, raga, ho completato le chiavi anche di questa zona qua. Cioè, della prima stanza ho preso tutto. Ma mi manca giusto il diamante grigio. Vabbè, lo prenderò poi qualche altra volta. Beh ragazzi, invito come sempre a chi si trova in live adesso di non andare, perché non chiuderò la live, piuttosto concludo questo estratto gameplay per quanto riguarda Crash Bandicoot 2. Probabilmente la prossima volta lo finirò, dovrebbe essere domani che c'ho di nuovo il Variety, comunque penso che lo finirò. Invito, qualora qualcuno volesse partecipare nella diretta, a passare nei link in descrizione o rivedervi altri video, tutte le cose che porto su YouTube, sempre link in descrizione. Ovviamente ci sono anche i social, se vi fa piacere. Grazie a Diabolic, grazie a chi è venuto e chi mi ha fatto compagnia, e grazie a chi resta anche dopo questo outro. Stay nerd, stay pizza. Restate, non me ne andate.